Tubatá è situata nel cuore del Triangolo dei Coralli, il luogo con la più ricca biodiversità marina, con il numero più grande al mondo di specie di coralli. La barriera corallina Tubatá è in un luogo remoto, si può raggiungere solo con 10-12 ore di nave. Potrebbe essere difficile da raggiungere, ma vale la pena raggiungere questa destinazione. Nel 2008, Tubatá è stata nominata una delle nuove 7 meraviglie del mondo naturale. Da questo bellissimo parco nazionale marino scorrono correnti che portano vita, che trasportano grandi numeri di larve marine da Tubatá al resto del Mar di Sulu. La corrente aiuta a riempire le acque dove vivono i pesci e garantisce la sicurezza alimentare del paese. Tubatá è un parco marino protetto. Questa riserva naturale protetta garantisce che le benedizioni si diffondano in lungo e in largo per sfamare la fame nel mondo. La barriera corallina di Tubatá si trova nel mezzo del Mar di Sulu, a più di 140 km a sud-est di Puerto Princesa, a Palawan, la provincia più a ovest delle Filippine. Questa barriera è conosciuta come uno dei luoghi migliori delle Filippine per fare immersioni. Ospita una grande varietà di vita marina, creature grandi e piccole, oltre 600 specie di pesci, più di 360 specie di corallo, 13 specie di delfini e balene e 11 specie di squali. Chiamano questo posto casa. Vi si può arrivare solo con navi particolari, sulle quali i sommozzatori possono vivere per una settimana. E tutto ciò che fanno è mangiare, dormire, immergersi e di nuovo da capo. Queste navi sono spesso prenotate con anni di anticipo a motivo della reputazione di Tubatá come uno dei posti al mondo con maggiore biodiversità per le immersioni. Non sarebbe una destinazione straordinaria per immersioni e un ambiente puro come lo è oggi senza la protezione che riceve. Negli anni 80, la pesca eccessiva ha minacciato la salute e la biodiversità di Tubatá. Un declino nella barriera corallina ha messo in moto i conservazionisti e gli amanti dell'oceano. Nel 1988 Tubatá è stato dichiarato un parco nazionale marino e nel 1992 è stato nominato luogo patrimonio dell'UNESCO. Attenti ranger del parco proteggono Tubatá dal 1995. Questa protezione e attenzione contro la pesca eccessiva in quest'area ha dato i suoi frutti nella salute e biodiversità di questo paradiso sottomarino. È conosciuto ora come una delle aree più in salute e meno sfruttate dell'intero pianeta. I soldi che derivano dal turismo in questo luogo sorpassano di molto quelli che la pesca potrebbe mai portare. La lavatrice è uno dei miei siti per immersioni preferiti qui a Tubatá. Si è guadagnato questo nome per le correnti turbinose che sono imprevedibili e possono cambiare direzione in mezzo all'immersione, spingendo i sommozzatori in molte direzioni diverse. La ragione della sua fama è la visibilità fantastica, uno dei siti di immersione migliori di tutto il parco. Gli occhi dei fortunati sommozzatori che vengono in questo santuario incontrano una straordinaria varietà di pesci tropicali. La bellezza di questo posto va oltre ciò che le parole possono esprimere. Proprio come Tubatá è il proverbiale cesto di pane e pesci del Mar di Sulu, diffondendo grandi numeri di larve per rifornire le acque dove vivono i pesci e garantendo la sicurezza alimentare del paese, così Dio vuole che siamo una fonte di benedizione e incoraggiamento per altri. Il mondo ha fame di amore ed è affamato di speranza. Una mano che aiuta, una parola gentile, un atto premuroso possono fare tutta la differenza del mondo per una persona. Tramite noi, Dio vuole nutrire il mondo che è affamato di speranza. L'unica ragione per cui Tubatá è così fertile sono le misure messe in atto per proteggerla. La stessa cosa è vera nelle nostre vite. Per poter essere una benedizione per altri, devi aggrapparti a ciò che è buono e sbarazzarti di ciò che non lo è. Proteggi il cuore da ciò che prende e prosciuga. Proteggi con attenzione le vie d'accesso dell'anima, ciò che guardi, ciò che ascolti, dove trascorri il tuo tempo, le persone con cui stai. Tutte queste cose costituiscono l'ambiente che ci tirerà su o butterà giù. A volte devi tagliare e cacciare via ciò che sfrutta la tua vita. Persone tossiche, perdite di tempo, distrazioni per la mente, distruttori della salute. La vita è già dura abbastanza. Non farti buttare giù da ciò che ruba solo la tua vitalità e gioia. Che siano i media che stancano troppo i tuoi muscoli mentali o una persona negativa che ti impedisce di guardare alla vita con positività,
fai il bilancio della tua vita e decidi che cosa vuoi nutrire e che cosa vuoi abbandonare. Ricorda che ciò che nutri è ciò che avrà il sopravvento, perché fai spazio nella tua vita per ciò che nutre il cuore e l'anima. Persone buone, relazioni sane, amici che ti sostengono e incoraggiano. Riempi la tua mente con cose buone, cose che ti elevano, ti istruiscono, ti ricaricano e fanno di te una persona migliore. Dobbiamo creare un posto sicuro dove poter crescere, evolvere e progredire. Quando lo faremo, avremo di più e potremo dare di più per soddisfare la fame del mondo. A volte fa paura lasciare andare, perché ti sembra che stai per fare un passo senza vedere il terreno di fronte a te. Ma ti prometto questo: vale sempre la pena lasciare ciò che non è il meglio per noi, perché così facciamo posto per le cose che accendono una fiamma in noi e riempiono la nostra coppa. Sottraendo, in realtà moltiplicherai. Questo è come troverai successo, felicità e soddisfazione. Facendo spazio nella tua vita per le cose che sono il meglio per te, Dio vuole che tu sia felice, trovi il successo e viva una vita di soddisfazione e produttività che sgorga in benedizioni per gli altri. Dio è il supremo triangolo dei coralli dal quale benedizioni eterne scorrono nell'intero universo. In una relazione con Lui troverai la soddisfazione maggiore e la fonte di ogni gioia. Egli è colui che riempirà la tua vita in modo traboccante e farà di te una fonte di benedizione in questo freddo e oscuro mondo. Non avere paura di affidare a Lui il tuo cuore. E Lui ti porterà al sicuro fino alla tubata celeste.